sono prima, poi il teatro va occupato. Buongiorno a tutti e a tutte, lunga vita al cinema Palazzo, quello che state conoscendo. Ma io vorrei partire da un dato, la voce, ok. Vorrei partire da un dato, la qualità di questa crisi, come qualcuno ricordava prima. La qualità di questa crisi ci impone di cambiare la qualità delle nostre pratiche, del nostro movimento. Qualora non ne fossimo convinti, basterebbe leggere oggi i giornali o le ultime dichiarazioni di ieri. E io in questo vorrei condividere con voi una perplessità. Il Fondo Monetario Internazionale ci chiede, chiede a tutta l'Europa di risolvere la crisi del debito. Allora io mi chiedo se le Nazioni Unite hanno accettato, tra le nazioni che costituiscono le Nazioni Unite, un nuovo Stato che si chiama Fondo Monetario Internazionale, e quando è successo che invece la Palestina non è stata riconosciuta come Stato. Sono su questo un po' confuso, non riesco davvero a capire che non è una provocazione. Se la qualità della democrazia che ci viene proposta è quella di un organo non eletto da nessuno, che intima a un continente intero il pareggio di bilancio, l'austerity, beh, c'è davvero di che essere preoccupati e c'è davvero di come rimboccarci le maniche. L'altra questione della quale siamo preoccupati guardando alla governance globale che prova a regolare questa crisi è il 2007. Nel 2007 c'era stato detto che c'era un crack finanziario, sono stati iniettati più di 1.000 miliardi di dollari verso le banche. Dicevano di aver imparato una lezione. Guardate, prendetevi le dichiarazioni di ieri e di avantieri, stanno preparando una nuova iniezione di liquidità verso le banche, mentre chiedono a noi di fare i sacrifici, mentre continuano a punire le classi medie, le classi sociali più, diciamo così, ai margini della società. Sono due questioni sulle quali riflettere. Riflettere quando parliamo di alternative, perché davanti a noi, se non siamo capaci oggi di coniugare un pensiero lungo, credo che alla fine del capitalismo si sostituirà un nuovo fascismo. E questa può essere l'alternativa che loro ci stanno offrendo. Per cui dobbiamo avere anche chiaro che davanti a noi c'è una crisi irreversibile di questo modello di sviluppo e di questo modello di società, alla quale non si può opporre da parte nostra una piccola riforma, non si può opporre qualche tentativo minimale di aggiustare qualcosa. Non è possibile, questo sistema va ripensato. Eppure il nostro Presidente della Repubblica, a cui davvero senza spirito di acrimonia, io mi chiedo, caro Presidente, noi non possiamo cambiare marcia in questo Paese puntando sulla crescita economica, noi dobbiamo cambiare rotta, caro Presidente, perché altrimenti non ne usciamo. E guardate, questo è un punto nodale. E cambiare rotta è qualcosa di diverso. E allora ci chiediamo, noi apriamo qui una discussione, parliamo del 15 ottobre, il titolo che noi ci immaginiamo martedì nella riunione definitiva che dovrà lanciare il coordinamento del 15 ottobre più o meno recita così: Europe rise up, Europa sollevati, cambiare l'Italia, cambiare l'Europa. Da questo punto di vista è chiaro che la relazione anche con le forze produttive che noi dobbiamo mettere in campo deve cambiare. E cioè, quando noi parliamo di difesa dei beni comuni e dall'altro canto c'è la Marcegaglia, nuove colonne su Repubblica, che mi dice come vuole salvare l'Italia e lo vuole fare dopo avendola distrutta attraverso le privatizzazioni e le liberalizzazioni, è chiaro che noi, cari compagni e compagne, dobbiamo mettere in campo un pensiero forte su questo. E cioè noi chiediamo invece una terza rivoluzione industriale, chiediamo che venga introdotta l'era del sole, chiediamo di riaprire ai concetti di istituzionalità sociale, e cioè di ricostruire quei nessi che loro, che vorrebbero salvare l'Italia e che l'hanno distrutta nel frattempo, hanno definitivamente incrinato. E cioè tra democrazia partecipata e democrazia comunitaria, cioè tra la democrazia di prossimità, le pubbliche amministrazioni e noi che siamo in movimento o la società in movimento, c'è uno spazio per ricostruire i nessi sociali, economici, giuridici? Dal nostro punto di vista c'è. E su quello dobbiamo provare a lavorare, costruire un pensiero alto a partire dai territori. Su questo è fondamentale, altrimenti la critica alle privatizzazioni, la difesa del bene comune, se non avanza attraverso una proposta forte di cambio di relazione di forza con le forze produttive, noi non ne usciamo. Questi due elementi, nuova istituzionalità sociale e terza rivoluzione industriale, sono le proposte che noi, Uniti per le Alternative, facciamo nella giornata del 15 ottobre, aprendo, come si diceva prima, uno spazio lungo, un pensiero lungo di discussione,
perché il 15 ottobre non è l'evento episodico, deve essere il momento che apre finalmente in questo paese una riflessione più ampia, più corposa, altrimenti, ripeto, non ne usciamo con vecchie scamotage del passato, né con vecchie aggregazioni del passato, perché il problema è l'alternativa, non l'alternanza. Su questo, e chiudo, vogliamo essere chiari, davanti a una governance che sta di fatto distruggendo il pianeta e non riesce a rispondere alla crisi ecologica più grave dell'umanità, poi andremo a Durban come rete italiana per la giustizia ambientale e sociale, dove ci sarà l'ultima conferenza mondiale sul clima. Davanti a una governance che riproduce gli stessi errori di consegnare soldi, liquidità e speranze alle banche, davanti a una inadeguatezza della politica e della sinistra italiana e europea, o siamo noi a costruire l'alternativa nel pensiero, nell'elaborazione e nelle pratiche, altrimenti non ci potremo aspettare da nessuno la ricostituzione della democrazia in questo paese. Da questo punto di vista, oggi qui uniti per l'alternativa ha un compito davvero molto molto importante. Con umiltà, con forza e con passione dobbiamo provare a riscrivere quel contratto sociale con gli italiani e le italiane, partecipando attraverso la nostra proposta all'idea di un'altra società e di un'altra Europa, perché non ce n'è un'altra al di fuori di quella che noi immaginiamo. Grazie.